Ah, ci siamo. La prima sfida da 30 giorni. Questa sarà 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Ma perché, ti starai chiedendo? Allora, lo faccio principalmente per due ragioni. Una è quella generica di tutte queste sfide da 30 giorni, ed è mettersi alla prova, capire come posso risolvere un problema o come posso adattarmi a una situazione imposta. Il secondo motivo, che è quello specifico di questa sfida della sveglia presto, è che viviamo in un mondo in cui ormai è quasi obbligatorio spiare le vite degli altri. E quindi sappiamo che la routine delle persone di successo inizia all'alba. Volevo quindi capire e farvi capire se esiste una correlazione tra sveglia presto e successo. Tutto parte sicuramente dal settare la sveglia. Parto leggermente avvantaggiato, in quanto non sono mai stata una persona che si sveglia troppo tardi. Ma andiamo a vedere se io sposto la mia sveglia nel simpatico orario delle 5:30 e voglio dormire 8 ore. Per quanto io stia invecchiando, 21:30 è un po' presto. Diciamo che, visto che le 8 ore sono solo una media, proviamo a settarne 7 ore e mezza. Ok, con 7 ore e mezza bisognerebbe andare a letto alle 22. Mi sembra accettabile in quanto, primo, ho superato i 30 anni e sto invecchiando. E secondo, le serie TV belle su Netflix sono finite da mesi. Quindi proviamo. Ok, il primo risveglio è andato bene, ma è un po' falsato dal fatto che sono andato a letto curioso di scoprire cosa sarebbe successo, quindi c'era un po' di aspettativa. Intanto ieri ho fatto un sondaggio sul mio Instagram e ho scoperto che 15 persone dichiarano già una sveglia così presto. Quindi ora so che qualcuno è virtualmente con me in questo esperimento e la cosa mi rincuora molto, visto che... I giorni passano e io ho scoperto che esistono due fattori che determinano il ciclo sonno-veglia. Il primo è un segnale emesso dal tuo orologio interno che ti fa sentire stanco o carico a orari regolari, il famoso ritmo circadiano. Si trova nell'ipotalamo ed è chiamato nucleo soprachiasmatico e nonostante la sveglia alle 5 e mezza, l'ho detto giusto al primo colpo. Finito l'effetto sorpresa dei primi giorni, sto avvertendo un po' di più la sveglia la mattina, quindi per aiutare il mio piccolo ipotalamo farò due cose. Primo, terrò la tapparella sempre alzata per sfruttare quel poco di luce naturale che c'è la mattina, quando di solito la abbasso fino a schiacciare anche quei buchini che ci sono in mezzo. E numero due, impostare la mia smart light qualche minuto prima della sveglia. Anche se qui in realtà sto ingannando il mio ipotalamo, ma voi non ditegli niente. Dopo qualche giorno in cui stava diventando troppo facile, aggiungiamo un ulteriore livello di difficoltà. Se vogliamo proprio leggere i segnali della vita, questo vuol dire che dovevamo stare a casa. Ah, perché c'è... Ok. Amore, tutto bene? Il bello di avere una palestra, non puoi trovarla mai chiusa la mattina. È arrivata un po' di gente, ma facile alle 7:30. Blank. Andata, fine.
Ok, visto che la mattina si ha la lucidità per studiare, ho approfondito il secondo fattore del ciclo sonno-veglia. Si tratta di una sostanza chiamata adenosina che viene rilasciata nel nostro cervello man mano che passano le ore. Il picco di adenosina si ha dopo 12-16 ore di veglia. Quindi non è colpa del divano se la sera mi ci sdraio e crollo, ma è colpa di questa bastarda. Devo delle scuse al mio divano. Ma è possibile abbassare artificialmente questo segnale per mezzo di un'altra sostanza chimica. La caffeina blocca i nostri recettori dell'adenosina e ci fa sentire svegli. Ora, visto che il tempo di dimezzamento della caffeina in circolo è di 5-7 ore, visto che sono le 15, io questo preferisco non berlo. Anche perché forse contiene dell'inchiostro. Non è la mia faccia, è il fatto che non ricordo viaggio in cui non mi sia dovuto svegliare a orari improbabili per andare in aeroporto. Oggi sono in partenza, ma mi ritrovo già sveglio alle 5:30 e non è così scioccante. Anzi, forse oggi è la prima volta che arrivo lì in anticipo. Siamo quasi alla fine, ma il ritorno dal viaggio abbiamo sgarrato un po' di volte l'orario della nanna. Maledetta vita sociale. E ho notato che la prima funzione del cervello che crolla dopo anche una minima mancanza di sonno è la concentrazione. Inoltre, senza abbastanza sonno, produciamo delle reazioni emotive inappropriate e siamo incapaci di collocare gli eventi in un contesto più ampio. Praticamente si diventa una donna. Giusto? Non ha avuto una reazione emotiva incontrollata. Se sulle donne funziona al contrario, abbiamo trovato una soluzione. Ok, siamo arrivati alla fine. Le mie occhiaie vi diranno quali sono le considerazioni dopo 30 giorni. Allora, innanzitutto, svegliarvi presto non vi aggiunge tempo alla giornata. Mi spiego. Le ore che siete svegli sono come una coperta, corta. Posso tirarla o su o giù. Ma mentre alcune cose è uguale farle alla mattina alle 5 o quando si torna a casa la sera, per altre la mattina crea le condizioni perfette per la produttività. Perché? Beh, perché anche se si avesse la tentazione di scrivere su WhatsApp, su Instagram, eccetera, le altre persone dormono. A parte i 15 del sondaggio a inizio video. Quindi dopo i primi giorni si capisce che nessuno ci risponderà mai. Quindi si inizia a lasciare il telefono sul comodino e ci si può dedicare alla lettura o a lavorare al computer. Quindi non è uguale svegliarsi alle 8 dicendo che tanto quelle cose si fanno la sera. Perché è vero che ci può essere la volontà di farle, ma sarà molto più frequente venire interrotti. O che ci venga in mente di non aver detto quella cosa o di aver mandato quella mail e si finisce per distrarsi. Sull'abitudine invece devo essere sincero. Non mi sveglierei alle 5:30 senza la sveglia, quindi non so ancora dirvi dopo quanto una cosa diventa una nostra abitudine. Mi piacerebbe leggere qualche vostra esperienza nei commenti. Quindi penso che personalmente continuerò a farlo, ma dal lunedì al venerdì, lasciando il weekend libero. Questo è tutto, primo esperimento finito. Mi sono tutto sommato divertito, anche se mi spiace che per non incasinare troppo la mia adenosina non mi sono goduto troppo il caffè, visto che il prossimo mese la sfida dei 30 giorni sarà bere sempre e solo acqua. Iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti che sfida di 30 giorni vi piacerebbe vedere.